23esima giornata di Serie A, derby emiliano, peccato, un ottimo Sassuolo e una SPAL che continua a non riuscire a portare risultati. Però abbiamo anche sfortuna, perché se facciamo il gol là su quell'azione, il palo là, forse la partita cambiava tutta. Quest'anno non ce ne gira proprio, si vede che è un anno brutto, brutto, si va giù così, a che in da far. Sconfitta contro un buon Sassuolo. Sì, Sassuolo ha dominato nel secondo tempo, noi non c'eravamo, poi non si può giocare solo con Petagna là davanti, non c'è gioco, nella squadra non c'è gioco e purtroppo non merita neanche il pubblico che ha, perché è un peccato, perché la curva ovest è da ammirare. SPAL Sassuolo, 23esima giornata di Serie A, una grande rimonta di un buon Sassuolo, peccato per la SPAL perché doveva far punti. Ma cosa posso dire? Ormai sono tante partite che succede sempre la stessa cosa, cioè che la squadra non corre, non corrono, non si impegnano, una squadra che vuole giocare per il pareggio e ogni volta che gioca per il pareggio perdi, matematico questo, ma questo succede a tutti i livelli, non è solo a Ferrara, anche in altre squadre. Basta vedere anche la Juventus ieri sera, uguale, non cambia niente. Faccio io una polemica in diretta. Quando quattro mesi fa io su Sei dello Spallino, Sei, ho detto ma questa squadra è abbastanza scarsa, è perché l'allenatore ha fatto qualche errore così, sono stato riempito di insolenze, perché tutti quelli della curva ovest hanno detto la SPAL si tifa e basta. E sì, quando si va allo stadio si deve solo tifare, però adesso sento dei cori, andate a lavorare, vergognatevi. Quindi chi è che ha il copyright della critica? Solo quelli della curva ovest? Questo voglio dire. Quindi loro possono criticare o non criticare? Questa è la mia discussione. Quindi io sono un tifoso della gradinata e se vedo che la SPAL non gioca bene lo dico in tutti i social. Speravamo da parte della SPAL di un atteggiamento diverso dopo la sconfitta, esatto, contro la Lazio, giusto? Giusto, ci aspettavamo un atteggiamento diverso, non so se sia questione di impegno, ma secondo me siamo proprio più tristi della Serie A. Questo dubbio, perché anche nel primo tempo quando eravamo in vantaggio abbiamo subito, non abbiamo visto palla né a centrocampo, in attacco facevano quel che volevano loro, poi abbiamo preso due gol, uno un rigore che si poteva evitare perché aveva già tirato il cross da centrocampo, nessuno che la prende, siamo tristi, c'è poco da fare. Prossima gara contro il Lecce, poi la Juventus, io mi aspetto la soluzione, è stata due o tre partite presenti per la maglia e basta, perché l'atteggiamento ormai è questo qui. SPAL Sassuolo, 23esima giornata di Serie A, derby emiliano, un ottimo Sassuolo tra le mura del Paolo Mazza, però ci aspettavamo qualcosa di più dalla SPAL dopo il cattivo, diciamo, pessimo risultato contro la Lazio. Allora, io speravo in positivo, visto che erate in vantaggio, giocavamo anche bene. Il pareggio ci ha tagliato le gambe, purtroppo è finito così. Mi accontentavo di un pareggio alla fine e non ne ho avuto neanche quello. Servono 35 punti circa per poter raggiungere la matematica salvezza, pensi sia fattibile? Siamo a 15 punti dopo la 23esima giornata di Serie A. A mio avviso è una questione mentale in primis, perché comunque anche le grandi squadre quando vincono con lo spirito di, appunto, con la mentalità di vincere, ci vuole la mentalità vittoriosa e giusta. Noi purtroppo, ripeto, abbiamo visto anche oggi una partita che stavamo vincendo, se non hai la mentalità giusta alla fine la perdi, quindi bisogna ritornare in primis operai per poter vincere. Grazie. SPAL Sassuolo, una grande rimonta del Sassuolo e la SPAL non riesce a portarsi punti, è dal 5 ottobre dopo la gara contro il Parma che aspettiamo i punti in casa, la vittoria. Vabbè, adesso c'è... Per me ufficialmente siamo già giù, giù non lo, perché deve ancora giocare Scià, il Genoa che gioca col Cagliari, il Brescia con l'Udinese, quindi c'è, però no, per me non ha molte colpe l'allenatore, perché l'allenatore... L'allenatore ha quei giocatori, però la società un po' dovrebbe vedere che la squadra è in crisi. Quindi ho capito che ha pochi soldi, perché sì, però dovevo un po' capire che qualcosa deve comprare. Forfa SPAL, speriamo, ma c'è... Vabbè, ciao.